questo, per analizzare questa situazione politica. Io ho voluto, noi abbiamo voluto chiedere il parere, la consulenza del più grande commediografo vivente napoletano in questo teatro e nella città di Roma, Vincenzo Salemme. Propaganda Live. Buonasera. Ecco qua. Ecco. Oh, ecco qua. Hai capito? Grande commediografo. Che giro. Fai un centimetro indietro e mi impalli Salemme. Dove che devo fare? Un centimetro. Qua. Perfetto. Qua, va bene. Così lo vedo. Buonasera, Vincenzo. Eccoci qua. Come va? Tutto bene? Benissimo. Hai seguito? Sì, sì. Vero? Ti trovi con questa definizione? Con qua, con quella della sceneggiata. No, su vivente un po' così e così. Vabbè. Più grande commediografo, ma vivente. E l'è soggettivo. Ancora vivente, volevo di figura. Pensate. Non tocca. Allora, io ho fatto questa, diciamo, rappresentazione, che ora vedrai, disegnata, dei tre perni della sceneggiata napoletana, isse, esse o malamente. Isso, per me, è l'innamorato, cioè è Di Maio. Quello che dice, io te volesse, te vorrei, te vorrei... Vabbè, ho detto tutto. No. Dici? No. No. Perché in realtà nella sceneggiata lui sarebbe o malamente. Ha sbagliato. Hai sbagliato perché... Sbagliato? È perché la coppia è Salvini e Berlusconi. Vabbè, ma io mo avevo preparato... Lui è entrato a separare una coppia, capito? Ma fatto un culo. Cioè, sono sposate Salvini e Berlusconi. Capito? 30 puntate abbiamo fatto, non hai capito niente. 30 puntate. No. Vabbè, ma fammi fare pure gli altri, Vincenzo. Posso dare il tuo, Vincenzo? Devi dare. Anche se ti dà del voi, mi insegnate. A Napoli, sì, ma anticamente, epoca del ventennio. Mo, insomma, Ok. Non mi guarda. Poi essa, issessa. Lì bisogna capire chi è essa. Essa, secondo me, è Salvini, vedi? Anche da Rienzo. No, d'amore è forte come Anna Ruspa, va bene, c'è l'amore, quello che è. Però quando vedi Berlusconi dietro a Salvini che fa tutte quelle mosse, sembra la moglie che dice bravo, lui dice tutte quelle cose e Berlusconi fa i segni, annuisce con Meloni. Comunque testimone. Comunque è brutto che Meloni testimone, questa è una nuova figura della... Eh sì, ma mi sta rovinando tutta una cosa. No, Meloni, e te sto a rovinare, no, però ci sono anche I ruoli sono ruoli e vanno rispettati. Beh, certo, l'unico commediografo. All'altro lato sarebbero Martina e Renzi, hai capito? E bravo, lui si è messo di mezzo. Bravo. Tutti quelli che non ha disegnato, va, diglieli tutti. Allora, aspettate a vedere o malamente, perché è quello che ho disegnato con più amore. O malamente. Ma io conto fino a 5. E mo 5 è così, lo sai? Beh, si fa col mignolo. Allora, voglio uno, due, tre, il marito, in realtà è il marito tradito che si difende, in modo tagli la faccia, capito? Se tu ti permetti di nuovo di insidiare il nostro amore, dice Berlusconi a Gigino. Amore. È amore. Mo gli ha detto ci sta per i sord. Ma istituzionale la coppia si sono presentati Salvini e Berlusconi. Poi che ti devo dire? Poi se non c'è amore tra loro io non lo so questo. Pubblicità scopriremo dopo. Se c'è amore. Poi altro. Tornati qua a Propaganda Live, ospite Vincenzo Salemme, un applauso. Allora, abbiamo convocato Vincenzo per spiegarci meglio quello che sta accadendo in politica, secondo, diciamo, i dettami di un genere che lui conosce bene, appunto quella della sceneggiata napoletana, della commedia, siamo andati per ruoli. Esatto, no, soprattutto quelli principali della sceneggiata. Ruoli principali, allora Marco... Il sesso o malamente. Marco, sentendosi esperto, ha tracciato questi tre profili. Perché sentendosi? Sentendosi esperto, ma abbiamo visto, stiamo verificando che invece ci sono delle falle in questa tua competenza. Vabbè, ma non è che volevo dire che fallo. No, ma tranquillo, lascia fare. Nel senso che è chiaro che la prima cosa che salta all'occhio, la coppia sembra Salvini-Di Maio, ma quella è una coppia che si vuole formare, ma non si riesce a formare, perché ci stanno dall'altro lato i mariti e le mogli, Renzi e Berlusconi, che dicono, dove vai? Invece, il D'Ambrosio aveva capito questa cosa qua, lui, che gli sposati, appunto, mi fossero... Erano già Salvini e... Sono sposati, sì, quello è coalizione. Mentre invece... No,
la coalizione Salvini e Berlusconi, guarda, esatto, sta facendo una confusione allucinante, cioè non ci ricordiamo neanche più che sono alleate Berlusconi e Salvini. Ma pensa che confusione si è creata, una è allucinante, cioè, ma ormai non si capisce, cioè te lo devi ricordare che si sono presentati insieme. Ma poi a Meloni non se ne parla mai, ma pure a Meloni. Lui c'ha sta cosa della Meloni, è la seconda volta perché che la viene la testimone, ma non mi c'entrava. La testimone di noi. La testimone muta poi, non parla mai. Può essere, anche, spesso, lo dico. Può essere anche una sorella o una mamma che dice, non so fa mamma, non puoi tradire, non puoi tradire. Che sta sempre a Meloni. Eh sì, a Salvini. A Salvini. Comunque manca una figura fondamentale qui dentro. C'è la figura del, che mette pace. E cioè, quello che mette pace. Non l'ho disegnata, chi è mo? Quella che mette pace? Che cazzo, quello, ma veramente o paciere. Il professore. O pacificatore. Della Cananea, Cananea. Chi è? Cananea. Chi è Marco? Cananea. Giacinto della Cananea. Della Cananea. Ma mo che ne sa Marco? Ma hai detto così nel teatro? Ma mica un personaggio della sceneggiata. No, è quello che mette è quello pace. Di Gri, è quello dei 5 Stelle che ha fatto il programma. Che ha fatto il programma. Lui voleva dividere i giganti e ha pigliato la cultura. Da tutto parte ha pigliato. Cioè lui è stato criticato da Perù. Quindi è quello che si mette in mezzo. Gli schiaffi, esatto, contattate. Doveva fare pace, invece tu hai preso schiaffi da tutti. Innocente, ma esatto. Chi è lo strutturato? Della Cananea. Giacinto della Cananea. Della Cananea. No, che diventerà una figura del teatro napoletano. Diceva, io faccio della Cananea, quello che si piglia la cortella. È anche un nome, che un cognome che si presta. Si può tenere, della no? Cananea. Cananea. Chiama della Cananea, può darsi che lui mette pace, capito? A chi ci rivolgiamo? A della Cananea. A della Cananea. Oh, fino a mo' ha chiamato tutti quelli che non ho disegnato. E poi al di là della sceneggiata ci sarebbe anche... Vabbè. Aspetta, che ha da dire? No, chi è? Di. No, il sindaco del Regione Sanità, del grande Edoardo De Filippo. Beh, andiamo avanti, perché io mi sono... C'hai qualcosa? Ho qualcosa, ho perso veramente una giornata per disegnare questo qua che viene dopo, perché a me piace vestito così, è il bel gaga. Questo, capito? Quello che tiene la battuta proprio... Un applauso. Non mi ha detto mai una volta bravo, ma tu leggi a zero calcare, cioè, fammi capire. No, è una cosa bravi, no, i disegni sono bellissimi, il gaga in questo caso è. È un po' azzeccato. Guarda, è azzeccato, è azzeccato. Io ci ho messo anche la voce, me la fai fare, ho fatto la voce quella del gaga. E il gaga è azzeccatissimo anche perché spesso è un nobile decaduto in un cattivo momento che però se guarda Dio come dice, sì, te lo ricordi, te lo ricordi, oh, Totò nel no, Signore si nasce, we caro, e quello là è quindi lui, però tende ad essere dentro le situazioni, anche lui tende ad essere, io non l'ho detto, l'avete detto voi, tende proprio a non uscire mai dentro. guarda io ho scritto no, ma forse non è mai uscito. Mi bloccate sempre mentre sto facendo la lettura della battuta. Non la voglio fare più. Martina, oggi la direzione PD dice che doveva fare un 48, e invece ha fatto 47, ma to che palla! Oh, quanto è bello! Dai. Ho fatto bene! Quando le azzecca è forte, quando azzecca. Quando è forte, ma... Lo scuorno che sto sentendo. Forte. Quindi questo secondo te è preso? Questo, cioè, è azzeccatissimo. È azzeccatissimo. Ma lui come si inserisce, scusa, posso, perdonate? Ah, nel trio? Nelle dinamiche dei tre di prima. Il bel gaga. Beh, in realtà lui è anche da pubblico, lui, no? La moglie di... Beh, no. Lui è stato sposato in qualche modo, un tentativo di matrimonio con Berlusconi c'era stato. Ok. Per cui quel patto l'ha sentito in pericolo e quindi è intervenuto. Ok, scusate, sta cercando sempre di seguire. Un'altra cosa che, una figura fondamentale che a me è piaciuto disegnare, secondo me questa è azzeccata, mi darai ragione, lo sento. No, lascia vai avanti. No? Sì. È Mattarella. Al giudizio. O guardaporta. No. Allora, questo non lo posso accettare, ma... Il portiere, non lo posso di questo... citare, no, presidente. Allora, intanto, scusate, parliamo pure a quelli da Napoli in su. Chi è guardaporta? È il portiere di palazzo, spiega. Del palazzo. Ora, in questo caso, il palazzo lui non è il portiere, bensì è, ecco, potrebbe essere il sindaco del Regione Sanità, cioè quello che dirime le questioni. Anche cioè quello paciere. Che dice hai torto e hai ragione. A chi
Sì, ai duellanti. Io mi ero riferito a una commedia minore, Questi fantasmi, in cui il guardiamorto... ma questi fantasmi... Ma divento polemico, guarda. No, non voglio essere polemico. Perché ho fatto tutti questi disegni e tu non devi essere polemico, perché in Questi fantasmi io guardaporti, cioè il portiere, mette zizzania, semina paura, invece lui no. Comunque c'erano un sacco di commediografi bravi che non potevano... ma veramente... Vedete che ha insistito, Salemme. Mattarella non lo posso accettare. Ho insistito io perché c'ho... Però Mattarella è guardaporto, non lo posso, è impossibile. E tu hai in mente qualcuno che potrebbe essere... O guardaporto. Ti viene in mente qualcuno? Beh, l'avrebbe potuto fare Verdini in un momento, ecco, era quello che sapeva tutto di tutti, sembrava, no? Quello che... No, questo è fine. Poteva essere... Verdini, disegni Verdini al volo? Sì, al volo, certo, ha fatto giù un po'. Carcare 30 secondi. Verdini è buono. Una capoccia. Oh, questa è una cosa che tutti i disegnatori... Ah, Marco, fammelo disegno, tanto che c'è... Verdini, che c'ho? La testa grossa, capito? No, vabbè, facevo un idraulico, aggiustami un attimo tutte le tubature del cesto, no, Guarda, Verdini, no, insomma, è quello che conosceva tutto di tutti, la sensazione era quella, che sapesse buono, un po' tutto di tutti. Buono, quando c'è la certificazione di Marco. Senta, Milano fa così buono. Qua la testa. Buono. Prossimo articolo sull'Espresso, Verdini ho detto guardiaporto. Ma è un'idea. Ma guarda, ma non è un'offesa, insomma, però... Non è un'offesa, No, allora, no. Paro Mattarella, avete detto che aveva infamato, tanto poi meglio. Vabbè, Mattarella è sindaco, ho capito. Non è adatto. Non è adatto. Sindaco di Rione Sardegna. Senti, e Civati che? Andiamo, siamo subito di piantare. Civati è un inquilino che l'amministratore dice, dove sta? Civati è l'inquilino. Che è una figura tipica. Perché è molto... È una persona molto simpatica, però sì, ma ci mancherebbe, era proprio una curiosità. È una curiosità, dici, ma infatti nella sceneggiata è quello senza nome che muore per far capire che la situazione è grave. È proprio all'inizio, è la classica persona per bene nel palazzo che paga sempre il condominio, però nessuno se ne accorge. Io ho pagato tutto, questo non l'avete pagato, come non l'ho pagato? Ecco, perché non ce ne sono. Capito? Rischiati non... Io voglio bene a Civati. Qua che c'è? Allora, noi in giornata abbiamo pubblicato un teaser in cui abbiamo detto ci sarà Salemme questa sera e un nostro follower Gio Caglianiello. Ma non me lo ricordo però. Ha detto. Chiedete a Vincenzo il monologo capolavoro sullo strano caso di Felice C. Grazie per la definizione, ma non monologo capolavoro, però non me lo ricordo. No, è un pezzo. Preso io, però tu dovresti un pochettino dire a cosa si riferisce. Si riferisce ad un monologo che fa parte di una commedia capolavoro. Che prima si chiamava. Capolavoro non lo so. Capolavoro. Lo strano caso di Felice C, in cui Felice C è un comunista, Felice C sta per comunista, e che dopo il crollo del muro di Berlino, quindi dopo il crollo del comunismo, si sente perduto, smarrito, e quindi chiede una pensione di invalidità civile, perché dice a me mi hanno promesso che il mondo sarebbe stato diverso e fatto di certe regole, invece ho scoperto che questo mondo non esisterà mai più, per cui sono inadatto a vivere in una società che è completamente diversa da quella che io mi aspettavo, per cui sono inadatto a vivere, ed essendo inadatto a vivere ho bisogno della pensione di invalidità civile. Allora, hai scritto questa cosa piena d'ottimismo in quel periodo? Piena di ottimismo, sì, ti sentivi carico. Dei momenti migliori per la creatività. Però funzionava. Perché... Guarda, noi abbiamo ritagliato proprio quel pezzetto di monologo dove tu spieghi al... Questo è l'impiegato, l'ha detto dell'INPS che viene a verificare. Questa è registrata. Ho voluto prendere proprio vintage. No, sì, lo so che l'hai rifatto. Chi mi vede adesso dice però è giustificata perché 25 anni fa più o meno. Esatto, no? Vedessi a noi 25 anni fa. E tu spieghi a questo, come ti posso dire, questo addetto dell'INPS che è Carabucci Rosso. Esatto. Perché vuoi questa pensione? Esatto. Dov'è il tradimento? Mi perdoni, signor Cocuzza, ma io non posso consentire che lei vada via senza aver chiarito bene le mie ragioni. Se no, magari esce dalla porta e dici chi è pazzo. Non è il comunismo che mi manca. Mi mancano gli effetti dell'essere comunista. La quotidianeità dell'essere comunista. Mi manca il sogno comunista.
Per voi cattolici è facile, dopo aver pregato potete sognare. Ma un comunista che fa? Io per 20 anni ho creduto in una società completamente diversa da questa. Sono stato ingannato. Voglio essere risarcito, signor Cucuzza, mi spetta. Ecco. Dicevo, con questa... ventata, è bello perché tutti questi testi, diciamo, i testi dall'89 in poi, siamo tutti scritti oggi. Sì. C'ho sempre la sensazione che siano estremamente attuali. Sì, sono attuali, tutte le cose che riguardano le idee credo che siano attualissime in un momento in cui le idee pare che debbano essere destinate a finire comunque. Insomma. Ecco, la domanda è, vabbè, diciamo una già te l'ho fatta e ci siamo risposti quanto pensi sia ancora attuale questo... questo monologo. La seconda, che fine ha fatto secondo te Felice C 25 anni dopo? Cioè adesso che cosa è diventato? Se ne hai un'idea, non voglio l'endorsement di Felice C, però diciamo, ma, quel tipo di... Ma molti, molti, credo, molti, io ho avuto molti amici che un po' si sono perduti davvero. Si sono perduti spesso in avventure, molti che ne so andavano in India, molti, davvero, vedi? Sì. Molti si sono perduti nelle droghe, molti purtroppo. Ah, così? Sì, cioè, sì. Quando è caduto dal muro di Berlino, o vai in India o te drogavi. No, no, dico quelli. Qualcuno ma, ha reagito anche diversamente. No, ma lo voglio sto parlando dire. Di quelli che avevano un problema. Certo. Ecco, di chi viveva il comunismo davvero in maniera ossessiva. Ora, questa è una commedia. Certo, io certo. Ci scherzavo. Ma tu mi insegni che è la commedia. Tuttavia, ci sono stati dei cattivi maestri che hanno detto a tanti ragazzi delle cose che poi sono risultate false. Cioè c'era un mondo comunista che davvero, io per esempio personalmente rimasi traumatizzato da una copertina dell'Espresso dell'85 dove c'era un soldato cinese che con il berretto, con la cosa comunista, che sparava in testa a un ragazzo perché erano ladri di biciclette, come dice il film, e ancora adesso, se ci penso, mi viene da... che io ero... dico, ma come, io sono comunista e i comunisti fanno questo? Ma guarda che mica è una cosa da poco, ti spalla la testa davvero. Cioè, se pensi che quello succedeva davvero e nessuno ci aveva detto questa cosa, davvero ci avevano detto che il comunismo era libertà, era contro la pena di morte, era contro l'emarginazione... Poi vai a vedere, era tutto l'opposto, porca tant'è sera. Che qui si diceva comunisti italiani. Cioè, sì, ma no, 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 questa è importante. Diciamo, questa la tua percezione, che era una percezione comunque largamente diffusa, la differenza, diciamo, tra i militanti del Partito Comunista Italiano, che comunque era un partito largamente votato e con grande consenso, era sì, ma noi siamo comunisti italiani. Comunque, ovviamente, e mentre lo si diceva, si esprimeva tutto il disagio era che davano, di dire, non siamo che davano le copertine dell'Espresso e non solo. Vabbè. E però ai giochi alle Olimpiadi si tifava comunque Cuba, Unione Sovietica. Sì, per esempio io tifavo Italia, non me ne fregava sì, niente, sì, sì, ma vabbè. Alcuni miei amici tifavano la Polonia, che era comunista, no? Era. Cioè, ricordo davvero era. Si viveva l'ideologia come fosse un comportamento, non, un fatto culturale, non era una scelta. Politica era un modo di vivere. Ma che io sta di a dire? Tutto no, questo infatti, sta di a lui. Io sto faccio di qua adesso. Ti lascerei parlare. A proposito di fatto culturale, di contaminazione del linguaggio, noi abbiamo visto la contaminazione appunto immaginata, reale, presunta della commedia, della sceneggiata napoletana nei confronti della politica, ma c'è anche, come posso dire, una nuova narrativa, un nuovo teatro che contamina. Ah. Leggi questo. Allora, leggo questo tweet di Leonardo Anelli. Oggi si è aggiunto anche il sindaco di Napoli che vorrebbe imitare Pietro Savastano per riprendersi il mal tolto. Il sindaco, il mal tolto per una partita di calcio. Questi siamo. Non so a quale partita si riferisca, non ci voglio pensare. Ma andiamo avanti. Appunto. E il pezzo, diciamo così, incriminato. E questo qua, io quando l'ho letto mi ha fatto molto ridere. Il 30 aprile alle ore 8. Ma, Diego. Sì. Questo va a letto. Per far capire quanto sia contaminato, molti dicono dal linguaggio che c'è in Gomorra, no? Che è diventato un po' mainstream, ci sono delle espressioni, delle frasi idiomatiche, va letto in napoletano.
Sì. Però ecco, io mi accingerei anche a leggerlo in gomorrese, a tradurlo, però vorrei essere giudicato da... Ma tu lo leggerai in napoletano adesso? Sì, sì. Ma perché, mi devi mettere in soggezione? Oggi è la puntata sua. Prima di tutto non mi devi giudicare tu in questa cosa qua. No, perché guarda, è una cosa difficilissima parlare il napoletano, Cioè, una cosa, ti stai misurando con una lingua. Tagliamo il momento di trasmissione. No, ti stai misurando con una lingua. Ma veramente oggi, ma... Prego. Allora, prima di tutto io questa cosa l'accetto solo se me lo dice un protagonista della serie Gomorra. Tu le guardi la serie? Ma... Salvatore Esposito! A Propaganda Live! Salvatore! Che è molto più minaccioso di me, No, dico, è molto più minaccioso di me. Io ti ho solo avvertito. Ma lui è la conseguenza. Chi lo basta proprio? Questa premessa, infatti. Che poi, tra l'altro, ti ha detto una cosa sacrosanta: che il napoletano è una lingua, quindi state accorto. Salvatore. Cioè, già coi disegni. Che okay, io per due. Bravo. Non mi fa male. Vabbè, cominciamo io ci provo. Così. Va bene. Okay. Allora, disegnare sei bravissimo, ma dai ruoli alle alla sceneggiata no, non, è, non è arte tua. Salemme l'ultima volta, vai. però erano bellissimi i disegni. Era l'idea era bella. Era bellissima. Ho avuto la grande tentazione di presentarti come Antonio Esposito. Sappilo. Ah sì, noi ricordiamo tra l'altro. Trascorso a Torino. Salvatore Esposito, ho detto chi? E fu presentato alle 2 di notte, era l'ospite d'eccezione, d'onore. Questo evento. Quando sta sudando. Antonio Esposito, fu un grande momento. Allora, prego Marco, vai avanti. No, perché questo suona a gomorrese solamente se ti dici così, no? Sono orgogliosamente napoletano, sempre, in da gioia e in do dolore. Come l'ho detta? Con i nostri difetti, i nostri pezzi. Gioia e in dolore. Lure. In da gioia e in dolore. Lascialo perdere, fallo dire. Oh, ma da un passo ogni volta mentre va. Mi hai chiesto come l'hai detto. Vabbè, alla fine giudichiamo. Arrivo alla frase. È fighissima sta cosa. Mi sto sentendo un imbarazzo. Oh, io sono di Caeta, raga, non sono di Napoli, quindi abbiate un po' di tolleranza. Allora, vado alla frase idiomatica, quella forte. Sì. La nostra città, il nostro popolo napoletano, sono stanche all'ingiustizia. Va bene, sono stanche all'ingiustizia. Qua c'è pure quella svogliatezza. Ci arriviamo tutto quello che è un host. È così? Conquisteremo quello che ci spetta. Non ci mettere il pianto. Poi qua c'è la differenza tra noi e quelli che usurpano i nostri diritti. Usurpano i nostri diritti. Il napoletano com'è? Usurpano i nostri diritti. E contro i prepotenti. Vabbè, la differenza tra noi. Senso in italiano. Che ci mettono sotto i piedi. Usurpano il napoletano. Vabbè, sì, io ho pensato un'altra cosa. La differenza tra noi e quelli che ce l'hanno sempre ce l'hanno sempre messi sotto i piedi. E che noi comunque viviamo perché amiamo. E tenimmo un cuore grande. E mi sono persi, è una profonda umanità. Vorrei andare alla fine, il maltolto ce lo arriva. Senza lamentele, senza cappello in mano. Il maltolto ce la ripigliamo tutte cose, senza lamentele e senza cappello in mano, che la schiena dritta, con la lotta. La nostra dignità non tiene prezzo. La nostra sede di giustizia è vasta e profonda. Come sto andando? Grande. Uniti si vince, abbattendo i palazzi dei poteri corrotti. Viva Napoli! Viva Napoli! E forza Napoli! Belle dove! Vabbè, adesso non voglio sentire una critica, se no me la rifai tutta. Intanto faccio una domanda, scusate, qua noi abbiamo Roma Nord, Roma Sud. Voi come siete già localizzati nel napoletano? Io sono nord rispetto a lui, perché sono di Bacoli. Bacoli, no, Bacoli è il capo nord del Golfo di Napoli. Bacoli è up. È un paese. Anch'io sono nato sono nato a Napoli, ma cresciuto in un paesino limitrofo che fa parte dell'area nord di Napoli. Quindi, che si chiama Mugnano di Napoli. Mugnano di Napoli. Quindi no, per capire se avete un napoletano diverso. Conosco bene Bacoli. Bacoli conosci? Sì. È un paese veramente carino, molto carino. Bacoli. E di fronte a Procida Ischia. Ma quante volte ce lo siamo detto? Ammazzo, c'è il gol. Sempre a parlare di Bacoli noi qua. Se mi fate le domande. Bacoli, una frazione del Bacoli. Bacoli. Bacoli, Bacoli, Bacoli Centro.
che esistono le frazioni ai cabani. Certo, cioè, noi stiamo cercando di sorvolare l'interpretazione. No, no, adesso, adesso, un passo. Ah, dobbiamo aggiudicare. Una toppa, proprio una cosa che ha sbagliato in maniera grossolana, ci sarà. Va bene, andiamo avanti. No, ma io stavo... Dicevo, andiamo avanti. E qui abbiamo un altro esempio di linguaggio vagamente aggressivo, è stato definito così. Questo lo puoi leggere normale, non me lo fate fare napoletano. Allora, lo leggo prima io. Luigi Di Maio, a margine del Renzi che abbiamo visto prima da Fazio, scrive queste cose. Il PD non riesce a liberarsi di Renzi nonostante l'abbia trascinato al suo minimo storico prendendo una batosta clamorosa. Altro che discussione interna al PD, oggi abbiamo avuto la prova che decide ancora tutto Renzi col suo ego smisurato. D'accordo, mo. Noi ce l'abbiamo messa tutta per fare un governo nell'interesse degli italiani. Il PD ha detto no ai temi per i cittadini e la pagheranno. Hai visto? Ammazza, quella pagheranno. Questo disse è minaccioso. Di Maio da Umigliano. Il PD la pagheranno. Il PD la pagheranno. E dicevo, almeno prima sbagliava solo i congiuntivi. GG. Secondo pure... No. Il PD la pagheranno. È vero, vero. Non so come definirla questa qua, veramente. Vai su. Oh, arriva di nuovo Luciano Nobili, quello che ha detto prima, senza deputato tenere conto, sempre deputato del PD, che dice la pagheranno. Così si rivolge Di Maio al PD dopo l'intervista in cui Renzi ha osato ricordare distanze da 5 Stelle e chiedere incontri in streaming. Cade la maschera, e anche qua, la maschera, il teatro, Puccinella. Scusa, Puccinella, isso, malamente, guardia porta, eccetera. Siamo di nuovo nemici da minacciare con un linguaggio più adatto a Gomorra che alle istituzioni. E qui entra in ballo. Ha detto Luciano Nobili. Ma qual è il tuo parere? Ma io preferirei non pronunciarmi su Luciano Nobili, che non conosco, non so chi sia, più che altro. Di Maio più che altro voleva dare un messaggio forte, credo, a quelle che erano le affermazioni di Renzi, che tra l'altro ha esultato per la vittoria della Fiorentina contro il Napoli, che ha fatto un favore alla Juve. Detto questo, apro e chiudo parentesi. No, ma qui tutto parte da là. Voglio... No. Sì, non voglio... Ogni giudizio poi... Non anche voglio... dal giorno prima. Ma questo parte che ha esultato? Che cosa? Ha esultato veramente? No, l'ha detto... Ma c'eri tu all'inizio del programma? No, perché lui ha detto... L'ha detto lamentandosi, No, capisco che eri impegnato quindi sì, però... Napoletani, basta, La pagheranno. La partita è tra Juventus e Inter. Grazie Paolo, un giornalista volevo qua portarmi. Allora, dicevi, la partita incriminata è Juventus e Inter-Juventus. Ne sono successe che di cose. Vince la Juventus con una serie di episodi e non lo so. Strano, i napoletani strano quello che hai detto, mi piace una serie una serie di episodi. Beh, ma è una coincidenza. I napoletani contavano sul successo degli interisti, non è successo, e poi dopo è arrivata anche la vittoria della Fiorentina contro il Napoli. Si dice che De Magistris sia dell'Inter, cioè, ma non è che vorrei... È vera sta cosa? È vera sta cosa? Chi la sa? Ma io non Marco, lo so. De Magistris, che squadra? Ma un altro De Magistris. Visto che lui sotto lezioni si in bandiera di azzurro. I sindaci di solito devono fare quelli da... Vabbè, Veltroni si fa aiutare. Vabbè, Veltroni aveva lasciato fare la Roma. Lo devo bloccare su Twitter subito. Va bene, quindi vabbè, tu bugia. Hai voluto dire la tua su Di Maio. Questo fa un guardaporte. Chi? Ma è vero che De Magistris, capito? Mette quelle zizzanie. Sì, è sempre lui. No, non so chi l'ha detto. Lui l'ha detto. Guarda. E poi dici Mattarella. Vabbè, raga. Scusa, ma guarda porte dà la risposta o fa la domanda? Io non ho capito. Semina. No, allora, è quello che semina zizzania. Guarda porte, sì, in questo caso ha seminato zizzania, capito? Dicendo, ma si dice, no, l'ho sentito dire, capito? Non prende la posizione. A Napoli si dice botta pretel, cioè butta la pietra piccola e nasconde la mano. Botta pretel e nasconde la manella. Così fa il portiere, no, non so niente, però mi pare. Non hai capito, riguarda la trasmissione adesso... dopo, dai. Oh, Francesco, è italiano, chiaro, tu. Come si dice a Parma, guardaporte? Come... In tutta la Italia. Ecco. In 14 secondi. In 14 secondi. In 14 secondi ti racconta 9, la ragazzi, avevo al limite di 14, ho fatto 9. Vorrei che il record venisse ricordato. 12 l'hai fatto. L'hai conosciuto, ma infatti, vedrai. Ti posso dire una cosa, Diego? Vedo fotografato a schermo
il pensiero in questo momento di Mimmo Remigi. Sì, sì. Già non si capiva un cazzo quando parlavate tra di voi in romanaccio, stasera ci vorranno i sottotitoli perché cioè, diciamo questa, io. Questo gruppo. Glielo leggo negli occhi. Memo. Io mi ricordo del Zappatore, il cartone. Ecco, Memo, tu che sei stato Zappatore. Appunto, ho avuto un'esperienza incredibile. Non sì, pensavo. Stiamo parlando in italiano, però. No. Bravissimo. Sembrava che parlassimo in napoletano. No, ma che stai dicendo? Falli dica. Ho cercato di tradurla in napoletano. No, lui ha fatto in passato. No, perché adesso si ecco, perché non davvero. Lo sa. No, noi gli abbiamo fatto fare una cosa in napoletano. Mario Merola gli abbiamo fatto fare una volta bellissimo. Qua. Tu ti sei meravigliato. Allora, Zappatore. Zappatore, si sta autocitando. Tranquillo, ce l'ha. Che poi, tra l'altro, l'unico che non si arriva stasera era Macox. Certo, perché è quella via di mezzo che non sei di Napoli, non sei di Roma, sta che per carità. Lui è più severo, di me. Lui è più severo. Ma perché mi stai facendo questo? Va bene, ragazzi. Ho detto, no, io volevo chiedere una cosa a Salvatore. Tu, abbiamo detto, guardi serie TV, non guardi serie TV. Io serie TV non ti. No, ho ma serie no, problemi non con le guardo serie proprio le serie TV, non guardo le fiction, non so per quale motivo, non mi sono mai appassionato alla. Quindi tu non sai chi è Jenny Savastano? Sì, vabbè, li conosco tutti, però. No, perché era figo, se adesso che ne so, Paolo Celata ti spiegava Jenny Savastano, era un grande momento, era un grande momento di televisione. L'ho vista tutta, Grandissimo Jenny Salvatore. Non scherziamo. Grazie. No, la domanda che volevo farti è questa, ne abbiamo già parlato quando ci incontrammo, ma vedo che la cosa è ancora attuale. Andando indietro a vedere i miei disegni, vabbè. Sì. Voglio rimettere il sesso malamente. No, volevo dire. Ma giusto per far vedere che eri presente alla serata. Qual è la tua sensazione quando vedi che ogni volta che c'è sta un appiccico, soprattutto con dei protagonisti napoletani, ma non solo napoletani, viene sempre evocato per lo più come esempio negativo. Abbiamo visto lì Luciano Nobili, che te lo dico, è un deputato del PD, cioè nel senso tu non sai chi sia, tanti non sanno chi sia Luciano Nobili, però è un deputato. No, ma è un deputato del Parlamento, quindi ti dico non è. Cioè, è un deputato, capito? Che dice, ecco, adesso sei in piena Gomorra e ricordi Gomorra come esempio negativo di questa cosa. Non ti voglio fare la solita domanda, ma è vero che Gomorra genera emulazione? Ecco, io ti chiedo, Gomorra genera emulazione presso i politici? Perché di solito si dice, Beppi Gang. Beh, quello che posso dire è che negli ultimi 5 anni, da quando è uscita la serie, Gomorra è entrato di diritto, sia... ecco, per i modi di dire o che ne so, per l'abbigliamento, per la cresta, viene preso da esempio in questo senso, non viene come dicono in molti presa ad esempio per altre cose, perché quello che racconta Gomorra è una realtà preesistente, non né inventata né nata dopo, dopo la serie. Soprattutto è chiaramente una metafora, non è. Non è, se credo che tu ti riferisca alla critica che può può prendere un esempio sbagliato, ma è assolutamente credo che faccia l'effetto opposto, nel senso che anche se attira la finzione, non attira, è molto più vera una finzione che la realtà, quello è il problema, è molto più vero quello che succede su un palcoscenico in teatro che quello che succede nella vita è tutto, quasi tutto finto, quasi tutto. Tutti noi facciamo finta tutti i giorni, in palcoscenico è l'unico posto dove è chiara la complicità tra chi fa l'artista e lo spettatore, stiamo giocando e questo è fa. Invece qui invece dicono noi siamo seri, ma che seri. Un grande applauso a Vincenzo Salemme. Pubblicità, applauso a Salemme, a Vincenzo Salemme. Mi stai salutando? Ciao. Ciao, aspetta che devo salutare pure a lui. Ciao, grazie. Visto, malamente. Grazie. Ah, malamente. Guarda qua. Arrivederci. Salve. Grazie. Pubblicità.